possiamo iniziare questo incontro. Questo incontro che nasce veramente da un sogno, perché io seguo Marina Spadafora, Giusy Bettoni e Simona Roveda, diciamo, da sempre. Mi piace dire che sono un po' la loro stalker, nel senso che in vari ambiti li ho sempre seguite in questi anni per il mio lavoro di giornalista. E quindi quando il mio amico Vittorio Segramora, che è primario all'ospedale San Gerardo, mi ha parlato della condizione in cui stavano affrontando comunque questo virus, questa emergenza sanitaria, in condizioni molto difficili perché nessuno sapeva insomma cosa sarebbe successo, ho detto bene, io le persone giuste con le quali voglio fare qualcosa. E le ho chiamate proprio così, in maniera sfacciata e spudorata. Ho chiamato Marina, le ho detto ho bisogno di te, ho chiamato Giusy, ho bisogno di te, ho chiamato Simona Roveda e nessuna di loro stranamente mi ha detto di no. E quindi quello è stato il mio primo momento di felicità immensa perché ho detto ma come, ma queste donne che sono incredibili danno retta a me che comunque non sono nessuno. E invece c'erano e a me farebbe piacere, adesso spero che ci siano un po' di persone collegate, non so quante, comunque Sono siamo in 28 28 al momento. rappresentanti. Vorrei che ciascuna si raccontasse, approfittasse di insomma 5 minuti per dire chi è. Io partirei da Marina Spadafora, se non fosse perché questa è una settimana particolare, siamo nella settimana Parla della moda, ci interessa? della Fashion Revolution Week, che è una settimana insomma di cui in Italia Marina Spadafora è proprio la referente italiana. Quindi Marina, chi sei? Cosa fai? Sei la pioniera della moda sostenibile. Grazie, grazie Diana. Intanto grazie per avermi coinvolta in questo progetto che è veramente stato bellissimo e sono felice che sia andato a buon fine. E spero che questi cambi ci aiutino veramente quelli che lavorano all'ospedale di Monza. Dunque, sono Marina Spadafora, hai detto giusto, sono coordinatrice nazionale di Fashion Revolution, oltre a essere stilista, consulente, ho una lunga carriera nel mondo della moda, prima col mio brand, poi con consulenze con Prada, Ferragamo, ora con Marni, per il disegno della maglieria. Ma faccio anche moda sostenibile, sono stata direttore creativo per 7 anni di Altromercato, ho viaggiato per visitare tutti i loro produttori in giro per il mondo, è stata un'esperienza veramente meravigliosa lavorare con loro, dal Nepal all'India, Perù, Etiopia, Ecuador, insomma tutto il mondo, fantastico. Quindi io ho deciso nel 2006-7 che volevo dedicare la mia professionalità a fare qualcosa che avrebbe aiutato sia il pianeta che le persone. E ho iniziato appunto con una collezione tutta fatta in Africa, filiera interamente africana, con tutti i tessuti organici. E questa è la foto di... Nel Allora. scusate, nel frattempo ho sentito un colpo di tosse, ho visto la mia attenzione è finita su il primario, il dottor Vittorio Segramora che è con noi. E, volevo ringraziarlo tantissimo perché, scusa Marina se ti ho interrotto, No, però non so quanto tempo abbia Vittorio tra... magari diamo a lui la precedenza. Esatto, quindi Vittorio Segramora, diciamo che questa call to action che ha coinvolto queste donne straordinarie parte dalla nostra amicizia. E se poi vuoi dirci cosa sta succedendo nell'ospedale e che cosa ha significato anche per voi questa donazione. Innanzitutto, buongiorno ancora a tutte. E grazie di questo invito, Diana, mi fa molto piacere, ma soprattutto grazie di tutto quello che avete fatto, voi protagoniste, perché vi porto anche il ringraziamento del mio direttore generale, il dottor Mario Parrone, con cui mi sono relazionato non più tardi di un paio d'ore fa. Abbiamo lavorato insieme i camici, sono molto belli, quindi ci serviranno sicuramente, ci aiuteranno. Come sapete bene, è un momento direi difficile, forse cominciamo a vedere un miglioramento per quanto riguarda i dati dei pazienti Covid che stanno appunto diminuendo. Allo stesso tempo diciamo che siamo ancora in una fase di emergenza e quindi ogni aiuto ci è sicuramente
così, molto favorevole, quindi con grande gioia abbiamo accettato questa donazione, che comunque è frutto di un lavoro importante che ho seguito un pochettino grazie ai racconti di Diana strada facendo, che mi hanno insomma in qualche modo anche emozionato. No, io comunque il tempo ne ho, quindi vi starò ad ascoltare, però sono curioso di sentire le esperienze di tutte queste grandi professioniste, quindi lascio volentieri la parola a voi. Allora, torniamo a Marina Spadafora, poi racconteremo anche che oltre a questi 1800 camici, che sono tantissimi, che siamo riusciti a donare, ci sono una serie di altre aziende, ci sono anche delle persone collegate che hanno dato sia delle mascherine, sia degli ausili, forme a microonde, ma ne parleremo dopo. Quindi Marina, torniamo a te e continua a raccontare la tua incredibile storia. Sì, ma ci sono storie più incredibili da raccontare in questa chiamata, quindi per fare una storia lunga, breve, io mi occupo sia di consulenza nel mondo del lusso, dove posso aiuto le aziende a diventare più sostenibili e continuo a fare progetti con le Nazioni Unite, con Fashion Revolution e con molte altre organizzazioni. Fashion Revolution Week è iniziata ieri. Fashion Revolution nasce nel 2013 quando crolla il polo produttivo Rana Plaza e uccidendo più di 1000 persone, ferendone moltissime. Da allora due donne molto in gamba, Ursula De Castro e Kerry Sommers, fondano questo movimento che ad oggi è in 111 paesi nel mondo. Il nostro hashtag è Who Made My Clothes, quindi chi ha fatto i miei vestiti, e chiediamo ai consumatori di farsi questa domanda prima di fare un acquisto, perché dietro ogni capo d'abbigliamento c'è la manodopera di tantissime persone. Quindi noi, diventando più consapevoli, potremo veramente fare la differenza con i nostri acquisti, dirigendo i nostri acquisti verso aziende sostenibili e comunque facendoli in maniera più corretta e più responsabile. Passo la parola a voi, ragazze. Perfetto. Oltre a Marina Spadafora vi introduco a un'altra figura veramente che è stata per me un po' un faro, un guru, ed è Simona Roveda. La conosciamo tutti come la prima imprenditrice dell'alimentazione sostenibile, perché erano gli anni 80 quando lei lanciava la fattoria scaldasole. Simona Roveda, a te la parola. Grazie Diana, tra l'altro le tue parole ovviamente mi fanno commuovere, parli sempre troppo bene di me e non mi merito, e mi sono commossa a sentire il professore, quindi adesso ho la lacrima, comunque io mi occupo di sostenere, sì, mi conosci Diana, lo sai, eh? Sì, vabbè, anch'io sono emozionata di essere con voi. In questo momento siamo anche più fragili del solito. Io mi occupo di sostenibilità, appunto, come dicevi, dagli anni Ottanta, ed è una passione che però ha accompagnato tutta la mia vita fino da molto giovane, e sia personale e quindi anche lavorativa, con l'esperienza precedente appunto di Scaldasole. E poi con l'Alget dal 2000, e quest'anno l'Alget che compie 20 anni. 20 anni che abbiamo dedicato a promuovere la sostenibilità a 360 gradi, accompagnando sia le persone che le imprese in percorsi verso lo sviluppo sostenibile. Abbiamo fatto anche tanti progetti concreti appunto sempre su queste tematiche, per la plastica, per le api, con le piante, per la qualità dell'aria, per abbassare la CO2. E negli anni abbiamo visto chiaramente, quando abbiamo cominciato, erano tempi pionieristici per questi temi, però negli anni abbiamo visto che è molto cambiata l'interesse proprio per la sostenibilità, soprattutto negli ultimi 10 anni, anche grazie a Diana che ne ha parlato, a Marina, perché Marina e Diana le conosco da tanti anni, Giusy da poco, ma spero che riusciremo a vederci anche fisicamente e fare qualcosa insieme. Scusate, ho anche un po' giù la voce io. Questa cosa della sostenibilità, dell'attenzione alle persone, non è solamente una sensazione, a parte il nostro sito, il nostro network, che comunque raccoglie 5 milioni di persone, tutte molto profilate e attente a questi temi, ma dal 2015 facciamo in collaborazione con Renato Mannheimer un osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile. È un'indagine che è sempre andata a fotografare, diciamo, l'interesse, anche i comportamenti poi delle azioni degli italiani rispetto a queste tematiche.
Tutti gli anni questo interesse è aumentato sempre, sempre tantissimo dal 2015 fino all'anno scorso, nel 2019, dove il 67% degli italiani si era già allineato alla sostenibilità. Soprattutto sono le donne quelle sostenibili, i giovani. Domani, 22 aprile, giornata mondiale della Terra, vi invito a collegarvi su LiveGet perché presenteremo la sesta edizione dell'osservatorio. Ci saranno delle bellissime sorprese. Posso dirvi questo perché comunque è una soddisfazione vedere che comunque tutti gli anni aumenta tutto. Questo non dovevo dirlo, ma l'ho detto lo stesso. Quando Diana mi ha chiesto di partecipare a questa avventura, come dire, l'ho detto subito di sì. Ho pensato che diciamo in questo momento difficile per tutti noi, doloroso e in questo isolamento, però questo tempo non è da sprecare, quindi si può fare qualcosa di buono per le persone. Scusate, ho giù proprio la voce oggi. Si può fare qualcosa di buono per le persone che si stanno sacrificando per tutti noi, che sono appunto i medici in ospedale. Diciamo che con Diana, Giusy e Marina ci accomuna la passione della sostenibilità in generale, ma anche la voglia di metterci in gioco e anche la tenacia. Quindi ho pensato che insieme avremmo potuto farcelo. Esatto, e poi racconteremo come proprio tutto questo è partito da te, da dei rotoli di cotone, ma per questo voglio che aspettiamo ancora un attimo, perché l'ho tenuta per ultima, però è anche la persona che ci sta ospitando in questo momento in questa call, è Giusy Bettoni, lei è un'esperta di filati sostenibili. Giusy, ci sei? Siamo all'interno di questo contenuto che lei ha creato proprio per questa settimana particolare che si chiama Smart Voices. E darei proprio la voce a te, che Giusy, sono dietro a tutto quello che fai. Ogni tanto vado nel suo showroom, che è un bellissimo showroom proprio in via Vittorio Veneto, e mi fa vedere tutte le creazioni che ci sono, che si possono fare con questi filati che lei ama chiamare smart, innovativi. Ci sei, Giusy? Non la sento. Momentaneamente non c'è. C'era fino a 2 minuti fa, forse un problema di connessione. Penso. Allora, aspettiamo solo un attimo che si ricolleghi, poi magari Camilla mi dice quando c'è, in modo che lei possa parlare, o se vuoi anticipare. Comunque Camilla, che sentite la voce, ha partecipato anche lei, è una giovane eco-designer, lavora insieme a Giusy e ha creato un brand di abiti sostenibili, 0/100, vero Camilla? Sì, esatto, capospalla principalmente. Ed è quella che ci ha aiutato, insomma, anche in tutte le cose tecniche, perché comunque è la più giovane, anche io faccio fatica a volte. Comunque dicevamo, allora Simona, aspettando Giusy, riparto da te, che tutta questa avventura, quando io vi chiamo, insomma, vi dico Simona, Marina, Giusy, ho bisogno di voi, dobbiamo fare dei camici per i nostri guerrieri. Perché, che cosa mi rendo conto? Che Vittorio mi dice, comunque il problema è che questi camici, e poi se vuoi dire qualcosa anche tu Vittorio, devono comunque essere indossati e buttati via ogni giorno, perché il rischio di contagio comunque è alto, non si conosce la carica batterica di questo virus, e quindi da lì la necessità di avere dei presidi comunque chirurgici in grosse quantità che anche l'ospedale non era in grado di garantire. Quindi chiamo Simona, chiamo Marina e tutte quante, diciamo facciamo qualcosa, e tutto nasce, vero Simona, da i rotoli di cotone. Chi ci ha donato i primi rotoli di cotone? Allora, quando io vivo sul lago di Como, e quindi ovviamente qui è un po', diciamo, una zona dove ci sono tante aziende tessili. Quindi ho chiamato subito l'amico Franco Mantero, che è l'amministratore delegato dell'azienda familiare Mantero, che è un'azienda che si tramanda da 4 generazioni e ha una produzione tutta italiana. E quindi Franco è stato bravissimo, perché appena ne hanno parlato non ci ha neanche pensato un attimo, ha accolto subito la richiesta, mi ha detto, ha accettato subito con grande entusiasmo. Tra l'altro stavano chiudendo le aziende, perché è proprio capitato nel giorno della chiusura, quindi aveva sicuramente altre cose da pensare più importanti, perché era nato, hanno deciso di chiudere da un giorno all'altro. Nonostante tutto si è dato un gran da fare
e anche per trovare il tessuto adatto a quello che dovevamo, che ci serviva, e ci ha donato 700 metri di cotone, di cui abbiamo appunto fatto 450 camici da regalare all'ospedale San Gerardo. Si è anche occupato della spedizione, sempre sospese, doveva andare il tessuto a Biella per il trattamento antigocce, poi parliamo che è stato un'odissea, ecco, si è rotto, esatto, pure il camion mentre andava del corriere, quindi non sapevo... Perché le cose non sono mai semplici, quindi nel momento in cui noi, grazie a Marina, grazie a Simona e Giusi, che chiedo sempre, insomma, quando arriverà, di darci un cenno, riusciamo a ottenere questo cotone. Ma nel frattempo cosa decide Conte? Che tutte le aziende vanno chiuse, e quindi noi abbiamo fatto proprio una lotta con il tempo. Una lotta con il tempo perché questo cotone doveva arrivare e essere trattato con questo trattamento antigoccia, grazie a, aspettate, che voglio dire esattamente il nome, adesso non mi ricordo più che figuraccia, vabbè, Alfredo, per me è ormai Alfredo, il cognome in questo momento non me lo ricordo, questo santo uomo di Alfredo che ci ha fatto il trattamento antigoccia e addirittura ha portato poi i rotoli da spedire personalmente lui al DHL, perché anche le consegne non era possibile più farle, no? Una corsa contro il tempo. Il know-how poi di Marina Spadafora ci ha dato la possibilità di scoprire, insomma, chi avrebbe potuto cucirlo. Abbiamo contattato diverse associazioni di sartorie, scoprendo delle realtà incredibili come quella dei, che sono all'interno dei carceri. Poi sempre... Scusate, ma ero... Ecco, Giusi, stavamo parlando proprio di Alfredo, ma prima vorrei che tu spiegassi a tutti chi sei. Allora, scusate, ma ho una recezione oggi che mi sa che è la più pessima di tutte, perché è la terza volta che vengo buttata fuori e poi rientro. Prima di tutto, grazie professore, lei mi ha dato una gioia oggi pazzesca, perché un conto, a parte che è bellissimo lavorare con Diana, abbiamo fatto diverse cose, beh, è bello quando il tuo lavoro serve a qualcuno e hai questo tipo poi di risposta. So che lei avrà 3.000 cose da fare, ma essere qua con noi oggi, grazie. Volevo prima di tutto ringraziare, prima che la connessione se ne vada ancora. E grazie Diana per averci stalkerato, mi piace questo termine. E grazie a tutto il gruppo, perché è proprio un bel gruppo, devo dire. Mi sono trovata bene e penso che sia solo l'inizio di qualcosa, secondo me. Per quando poi le cose funzionano così, sono sempre le più belle. Io sostanzialmente sono una guerriera, come dice sempre Diana, nel senso che sono nelle retrovie, io lavoro con i produttori, poi parlerà di Alfredo, che è stata una cosa fantastica, sono stati 2 giorni di fuoco quelli. Lavoro con le aziende che producono tessuti, che producono filati e che lo fanno sia a livello europeo che a livello internazionale. Per noi è importante proprio parlare di innovare responsabilmente, per cui innovare sì, ma ormai dal 2007 con dei crismi che parlino di etica, che parlino di basso impatto ambientale e soprattutto di, mai come in questo momento la cosa è molto importante, di salubrità anche, di tutte quelle che sono le protezioni che dobbiamo avere nei confronti dell'essere umano. Sembra una cosa scontata, cioè avere questa tridimensionalità, ma abbiamo scoperto purtroppo tante volte in maniera poco simpatica che non è così, diciamo, che non è così scontata, per noi è una base di partenza. Per noi è importante comunque non solo, diciamo, avere queste aziende che seguono questa tridimensionalità, è una piattaforma che raccoglie, noi non parliamo di numeri alti dal punto di vista della connessione con le aziende, ma parliamo di aziende che riescono veramente ad avere non solo delle best practice, ma anche delle tecnologie talmente d'avanguardia da poter portare nel mercato veramente delle grandi innovazioni. Per riuscire ad essere responsabili, belli e anche innovativi servono insomma delle tecnologie e un passo diverso anche nei confronti della ricerca. Per cui ecco, questo è un po' la prima parte del nostro operato. La seconda parte è quella poi di riuscire a passare tutte queste informazioni al consumatore finale. Purtroppo sappiamo che ancora adesso le ricerche di mercato ci dicono che il consumatore riesce ad avere pochissime informazioni su come è fatto un capo. Molto spesso c'è magari l'ingrediente, molto spesso ci sono altri dati, ma è sempre difficile per un consumatore leggere un'etichetta. Sono felicissima perché durante questa Fashion Revolution ho sentito che Marina lancia una guida proprio anche per questo, che è fondamentale, ma dobbiamo veramente cominciare a parlare anche in modo diverso delle cose. Ed ecco perché, Simona, poi ci sentiremo
perché anche noi ci siamo lanciati in questa Fashion Revolution mai come quest'anno, abbiamo voluto fare, dare voce a tante voci che hanno cominciato a parlare al consumatore di sostenibilità in maniera educativa, vedi il Museo Ferragamo col Sustainable Thinking, è stata questa grande mostra anche a New York sugli oceani, fatta con cose. E anche diciamo questo appuntamento di Digital Talk, chiamiamolo così, fa parte proprio di questa piattaforma di Smart Voices, dove dare voce, stiamo dando voce, poi nella tua piattaforma darai voce a una serie di storie di aziende innovative proprio nel campo della moda responsabile, quella che ci piace di più. Io vorrei dare dei numeri intanto, anche perché vedo che ci sono collegati altre persone che hanno donato, quindi io vorrei dirvi intanto che cosa è stato fatto grazie a questa call to action con queste donne straordinarie per l'ospedale San Gerardo di Monza. Nelle ultime settimane abbiamo donato circa 1800 camici in cotone antigocce in tessuto, non tessuto, TNT per uso sanitario, circa 400 mascherine protettive per la prevenzione, multiuso lavabile, batteriologica, che sono finite poi negli uffici soprattutto dell'amministrazione, non essendo quelle proprio specifiche anti-Covid, per i medici. 1000 cappellini chirurgici in cotone lavabile che so che sono andati a Ruba, 150 maschere protettive occhi full protective goggles da parte di Marcolin, poi dirò tutti i nomi, 2 forni a microonde per i reparti ospedalieri per dare sostegno anche, no? La possibilità di scaldarsi un pasto o farsi scaldarsi anche un tè. 300 mascherine in cotone, addirittura una fornitura di sample di calze in cotone, sono stati messi a disposizione dei soggiorni gratuiti settimanali per medici, infermieri, personale della protezione civile, famiglie con bambini direttamente coinvolti nella pandemia del Covid. Ecco, ci sono una serie di aziende che vorrei ringraziare insieme a voi. Abbiamo parlato di Mantero, che ha donato i primi 700 metri di tessuto per la fornitura dei 450 camici, che poi diciamo sono stati proprio realizzati da Filodoro. Filodoro chi è, Giusy? È una rete di imprese. È una tra le prime reti, si parla tanto adesso di sinergie, loro sono stati i primi, soprattutto nella provincia di Como, ma adesso si stanno anche ampliando, arrivano anche su verso Biella, Paolo ti ho visto collegato, e fanno sistema, per cui da aziende che fanno i filati, aziende che fanno i tessuti, aziende che fanno finissaggi con il nostro Adolfo che ha preso il tessuto di Mantero e gli ha messo l'antigoccia perché altrimenti senza antigoccia non poteva entrare sicuramente in un ospedale a protezione, il quale se l'è portato anche al Corriere poi. Per cui è un grande gruppo, una grande sinergia, con un esempio di come l'unione faccia la forza. Esatto, quindi abbiamo detto Filodora, quindi Adolfo Marchetti, Andrea Tamborelli, Graziano Benna, Roica però anche, e Zero Baracento, e tu stessa che hai sostenuto anche le spese che non sono state indifferenti. E Roica che addirittura crea questo elastico sostenibile, giusto? Poi assolutamente. Ho parlato prima di Zero Baracento, questa giovane stilista che anche lei, eco-designer, ha voluto dare il suo contributo, e il Luna Group che ci ha dato proprio queste mascherine protettive, portandole addirittura personalmente all'ospedale, perché anche in quel caso non riuscivamo a trovare alcun tipo di corriere che riuscisse corriere. Velocemente. Poi vorrei ringraziare anche, Jimmy Lyon, che sta mandando dalla Spagna, a giorni arriverà questa fornitura di calze di cotone, che comunque mi hanno detto che anche le calze servono, vero Vittorio? Tantissimo, anche perché purtroppo la zona dei piedi è forse la zona meno protetta, perché il camice arriva fino a metà gamba, quindi per le zone, diciamo per gli ambienti più a rischio di contaminazione, siamo costretti a metterci proprio dei sacchi della spazzatura, per intenderci, sopra gli zoccoli e sopra le calze, ma spesso e volentieri, ad esempio in sala operatoria, quando appunto molto più spesso siamo costretti ad operare pazienti affetti comunque dal virus Covid-19, e in questo caso generalmente la calza alla fine dell'intervento la prendi, la butti via, e quindi servono moltissimo anche le calze. Cosa che io non avrei mai immaginato, però quando l'ho chiesto mi hanno detto sì, anche le calze, quindi grazie, grazie.
Vorrei ringraziare il gruppo Isla Holidays che ha offerto questi soggiorni gratuiti a chi ne farà richiesta. Quindi Vittorio passa parola, gli ho mandato anche personalmente la mail. Sappi che avrete questi soggiorni gratuiti in queste villaggi che sono proprio nel cuore del Delta del Po, dove io sono stata, e sono anche bellissimi. Personal Genomics, nello specifico Tiziana Viola, che ci ha dato i 1000 capellini chirurgici. Marcolin Eyewear, io credo che forse ci sia qualcuno collegato anche di Marcolin Eyewear, che ci ha dato 150 maschere protettive per gli occhi, che sono quelle maschere tipo sub, hai capito? Non so se c'è qualcuno di Marcolin che vuole parlare, li avevo visti prima, però... No, vorrei ringraziarli perché 150 maschere, anche quello si dice che anche gli occhi devono essere protetti, vero Vittorio, in questo momento? Dici qualcosa in più? Sì, diciamo che come ormai sappiamo molto bene, il virus si trasmette prevalentemente attraverso le micro bolle che si formano quando parliamo, quando respiriamo e quando starnutiamo. E quindi le zone che vanno maggiormente protette sono le zone delle mucose, e quindi gli occhi è fondamentale, la bocca e il naso, e anche le orecchie, a dire il vero, e quindi abbiamo bisogno anche appunto di cappellini che ci proteggano sia i capelli, che sono comunque un ricettacolo purtroppo di germi in generale, e le orecchie stesse. Poi abbiamo bisogno, questo solamente quando andiamo a contatto, stretta vicinanza con pazienti, anche di appunto questi camici che necessariamente devono essere poi... Esatto, aspetta che non ti sentiamo. Abbiamo perso. Ah, ecco, sì, abbiamo, guarda che è andato via il microfono, prova a riattivarlo, Vittorio, il microfono. Sì, l'ha spento. Ecco, abbiamo perso gli ultimi perché era andato via il microfono. Scusa, finisco solo, ringrazio anche il Maglieficio Ripa che darà, sta per donare delle proprio 300 mascherine in cotone, sempre con questo strato in poliestere, perché anche le mascherine, diciamo, sono molto importanti. Per quanto tempo dovremmo usarle, Vittorio, queste mascherine? Bella domanda. No. Per sempre, no. Non saprei, veramente da questo punto di vista brancoliamo nel buio un po' tutti, anche noi siamo poi attaccati a questi ai nuovi mezzi di informazione che ogni giorno hai sentito il luminare francese piuttosto che il luminare americano. Insomma, devo dire che io personalmente credo in quelli più speranzosi, sono fiducioso che il virus in qualche modo si autoestinguerà. Come sappiamo tutti, la soluzione finale è il vaccino, però purtroppo i tempi tecnici del vaccino sono di circa un anno, non ce l'è. Per cui la speranza è di trovare un equilibrio e in qualche modo che il virus stesso ci dia una mano. Grazie Vittorio. E intanto Marina, vorrei chiedere a te, ma perché non lanciamo una bella, visto che è la settimana della Fashion Revolution Week e troviamo delle altre mascherine, non lo so, da contagiarci con queste mascherine belle e ecologiche, ecco, magari farle ecologiche, perché io so che queste mascherine comunque... Insomma, fino adesso, quelle magari per noi più fashioniste, per dare un tocco un po' più rosa, diciamo... Secondo te, Marina, è possibile magari trovare delle stiliste, delle costiliste o cercare di far... C'è già progetto Quid, sono adesso certificati e stanno producendo delle mascherine molto molto carine. Conosco anche altre realtà che fanno le mascherine con i tessuti africani, con i wax print. Quindi avremo delle mascherine molto fashionable per il futuro. Perfetto. Ma saranno ugualmente efficaci queste mascherine dal punto di vista del contagio, queste nuove mascherine? Allora, quelle che sono prodotte da Progetto Quid sono certificate, quindi sono proprio mascherine fatte con tutti i crismi di quello che ci vuole. D'altronde, non so, il professore mi deve correggere se sbaglio, ma dicono che la mascherina serve di più per proteggere gli altri se tu hai Covid, mentre...
come protezione dal Covid non è proprio così meravigliosa. Sbaglio di tanto? No, assolutamente, correttissimo. Le mascherine, noi le definiamo le mascherine chirurgiche, servono solamente per proteggere gli altri, quindi è una sorta di, così, di atto civile quello di metterle, di indossarle, e quindi insomma ecco, posso solamente suggerire nel prossimo futuro di, soprattutto per i sperati prossimi contatti, di utilizzarle, questo a protezione delle altre persone. Esistono poi le mascherine, le cosiddette FP2 ed FP3, diciamo che quelle suggerite per proteggersi sono fondamentalmente le FP2, anche perché il suggerimento di utilizzare delle mascherine appunto FP2, che sono quelle un pochettino più rigide, che ci fanno la faccia a becco di papera, utilizzare questo tipo di mascherine senza filtro, perché il filtro è comunque un veicolo, una porta d'uscita, e quindi non protegge le altre persone. Ecco, Diana, posso aggiungere una cosa a questo, su questo punto? No? Tu hai parlato di mascherine ecologiche. Penso che il prossimo passo, anche dal punto di vista tecnologico, sia il fatto che queste mascherine, ma anche i camici, eccetera, debbano essere fatti con materiali che siano anche degradabili. Siccome questi sono tutti materiali che hanno una vita brevissima, perché sono tutti disposable nell'arco di una giornata, è chiaro che si è corso per dare delle soluzioni, però è anche chiaro che ci sarà per un po' di tempo un grande utilizzo di questi materiali, per cui è opportuno, si stanno già studiando delle cose, perché esistono già dei materiali, soprattutto tessuti non tessuti, che hanno un fine vita di degradabilità, per cui non rimangono nell'ambiente, perché se da una parte stiamo cercando di ridurre la plastica negli oceani, non vogliamo trovarci anche poi le mascherine piuttosto che i camici che qualcuno dall'altra parte dell'oceano sta già facendo arrivare su Taiwan, purtroppo. E queste cose ci devono far pensare, perché è chiaro che dobbiamo proteggere, però dobbiamo pensare, il sustainable thinking è proprio questo, pensare a tutta quella che è la catena, esatto. E da dove vengono e dove devono tornare è fondamentale. Ripensare la filiera, giusto? Ripensare la filiera. E c'è, esiste, va un attimo potenziato, perché è chiaro che fino a ieri, quando si parlava di TNT, erano cose sì che si buttavano, eccetera, ma non c'era questo grande dispendio di materiale. Adesso è un altro paio di maniche. Poi è, secondo me, una delle tante opportunità che abbiamo di cambiare sistemi, no? Si sono sempre usate certe cose, queste erano tutte produzioni molto europee fino a 5 anni fa, sono state tutte esportate in Asia proprio per una questione di commodities e di costi, e adesso molte cose stanno rientrando proprio perché c'è bisogno di un'innovazione più alta, che è quella poi di dare benessere alla persona, che non metta qualcosa che sia petrolio e basta, ma che poi abbia un fine vita, di modo che non rimanga niente nell'ambiente. E esatto, la famosa economia circolare, la famosa economia circolare che ci auspichiamo, insomma, che cambi veramente il mondo. Vedo che mancano proprio una manciata di minuti alla fine della nostra Digital Talk. Io vorrei rinnovare un attimo a Marina l'appuntamento che ha il 24, giusto? Se vuoi invitare, insomma, i nostri ospiti al tuo appuntamento di 24. Poi di nuovo Simone e Giusy, e ringrazio intanto Vittorio, perché ho paura che si chiuda il tempo. Vai Marina. Esatto, allora il 24 è proprio il giorno in cui cade la ricorrenza di Rana Plaza, e Fashion Italia farà un evento online, perché chiaramente l'evento fare, quello fisico, e sarà un evento molto bello, perché ci saranno tre momenti. Uno è una lezione che farò io sulla sostenibilità e anche e soprattutto sul potere del consumatore. Poi ci sarà il lancio e la presentazione della mappa dello shopping sostenibile in Italia, quindi come Fashion Revolution Italia abbiamo mappato il territorio, e sarà fruibile sia sul nostro sito che su Facebook questa mappa interattiva, dove si potrà vedere nella propria area quali sono i negozi che vendono moda sostenibile. E poi presento il libro che uscirà proprio il 24, La rivoluzione comincia dal tuo armadio,